Davide Fusaro in arte Daev. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi e grazie per lo spazio. Sì, sono un cantautore, scrivo e interpreto i miei brani. Quando ho cominciato a prendere più dimestichezza intorno ai 14 anni ho cominciato anche a scrivere le prime cosette. In realtà già da piccolino con la tastiera scrivevo musiche così, proprio melodie, no? Però non avevo ancora quella dimestichezza. Poi piano piano è arrivata, insomma. E poi da lì è stato un crescendo, insomma, per me era proprio un motivo di vita, insomma, è una ragione di vita in sostanza, quindi è diventata proprio una cosa importante, ecco. Cantautore, tu sei qui perché c'è in uscita un bellissimo disco con una straordinaria copertina di Valentina Calderari, che ringraziamo, Valentina Calderari. Fantastico, che c'ha un disegno strepitoso, veramente molto bello. Io non so se adesso sul video si vedrà bene, mi auguro che sia perfettamente visibile. E News from the Universe, yes. Come mai? Beh, diciamo che in questo lavoro, come poi cerco di fare durante proprio tutta la mia vita, cerco di creare un ponte tra l'universo interiore e quello manifesto, in sostanza, quello proprio vero, no? Vediamo, ma che carino, c'è un obloco con un astronauta con la chitarra in mano che sta facendo una passeggiata spaziale. In realtà poi si capisce dopo che è andato a recuperarla, perché vedi, era qui, la chitarra era... È uscito dal disco volante ed è andato a recuperare la eccolo, chitarra. Eccolo qua, fantastico. Senti, ma come mai Daev? Come mai Daev? Ma in realtà è un po' così, per caso, un po' perché non volevo il mio nome, nel senso, come rappresentanza della mia parte artistica, diciamo, non mi bastava, o comunque volevo qualcosa anche di più sintetico del mio nome, ecco, qualcosa che rimanesse un po' più impresso. E quindi ho cercato, diciamo, tra le lettere del mio nome una sorta di nomignolo che potesse essere originale, e quindi diciamo che poi il frutto di una serata con qualche amico è uscito fuori questo. Allora, ci sono state tre fasi di lavorazione, cerco di essere sinteticissimo. La prima fase l'ho fatta da me, proprio in casa, mi sono allestito un piccolo studio, insomma, con un microfono, e ho cominciato da solo con il mio computer e il mio microfono. Dopodiché siamo andati a fare una seconda fase di preproduzione a Sgurgola, vicino a Nagni, da questo mio carissimo amico Damiano Bianchi, che appunto è produttore artistico insieme a me di questo disco. E lì abbiamo, diciamo, messo a posto un po' di cosette che io avevo tralasciato, sia volutamente che non volutamente. E dopodiché abbiamo fatto l'ultima fase, proprio la registrazione, proprio la produzione vera e propria, al No More Green Studio di Palestrina, da Alessandro Di Nunzio e Andrea Di Nunzio, che hanno aggiunto anche, insomma, anche loro un bel tocco alla produzione, ecco. E quindi ringrazio anche loro, devo dire che sono tutte fasi che sono veramente servite, anche se sembra forse alle orecchie di qualcuno può sembrare ridondante, no? Una terza fase di preproduzione, ma in realtà è stato veramente molto molto utile. Tutto ciò è stato supervisionato anche da Massimo Zuccaroli e Paolo e Pietro Micioni, che saluto e ringrazio. Li saluto anch'io perché sono vecchi amici, esatto. E ci conosciamo bene. E loro, ecco, sono stati veramente, mi sono stati vicino. Diciamo, soprattutto Paolo è uno piazzecore, si dice a Napoli, insomma, mi ha proprio portato sul palmo della mano, e quindi veramente lo ringrazio per la fiducia che ha avuto sin dal primo momento in questo progetto. La band sono i prima citati Damiano Bianchi alla chitarra, Alessandro Di Nunzio alla batteria e
Andrea Di Nunzio al basso, e poi c'è Valerio, lo chiamiamo Valerio Wiz, alle tastiere, e alle percussioni c'è il mitico Gino Binchi, che saluto. Saluto tutti, anzi, che si è appena unito, diciamo che ha preso il posto di Davide Mazzaferri, che per un po' non potrà, ecco, seguirmi con costanza, e quindi saluto anche lui, che è stato veramente un grande anche nella fase di pre-produzione dell'album. È sempre un orecchio in più, che ha saputo sempre consigliarmi, ecco. Dove le trova le tue date? Allora, sicuramente, a parte che c'è un sito www.daevmusic.com, dove diciamo che ci sono tutti gli aggiornamenti e tutti i link ai vari canali, Instagram, Facebook, Spotify, perché ormai c'è anche la pagina di Spotify, SoundCloud, insomma c'è proprio tutto. Sul sito si può trovare tutto. Il social dove di solito aggiorno con più costanza è Facebook, quindi si può andare direttamente lì per controllare il calendario date, che sono comunque in continuo aggiornamento, ecco. Mi hanno espresso tanto apprezzamento per questo disco, chiaramente con la loro canzone preferita, però in generale la cosa che mi ha stupito molto è questa, cioè che a molti, cioè soprattutto la fascia giovane mi ha stupito, perché sulla fascia insomma di oltre trentenni ne ero convinto, insomma, che potesse piacere, ma anche i ragazzi di 15, 14 anni, 13 anni. Quello ti ha meravigliato. Sì, mi ha molto meravigliato. Perché io ti dirò in bocca al lupo e tu mi dirai... Viva il lupo! Perfetto! E questa è la mia risposta sempre a questo augurio, quindi non c'è problema proprio. Perfetto, allora un abbraccio fortissimo, a presto, ciao! Grazie a tutti, grazie mille David, grazie a Mini Radio Web.